Salve a tutti youtubers e benvenuti in questa nuova guida. Oggi vi faremo vedere come affrontare questo labirinto all'interno di Fallout 4. Ci troviamo precisamente di fronte, e ora vi farò vedere qui nella mappa, allora, a sud di Diamond City, ecco a sud, di fronte il Milton General Hospital. Ok, quindi il Milton è questo qua di fronte, e dietro praticamente, ora vi farò vedere a questa porta con tutte queste frecce, ci sarà il labirinto. Ok, entriamo. Ok, allora il labirinto, come vi farò vedere, è abbastanza lungo e anche difficoltoso, diciamo, nel complesso, a causa delle trappole e dei nemici. Ora vi farò vedere tutto. Vabbè, qui insomma ci sono alcuni scarafaggi radioattivi, addirittura leggendari. Vabbè, lasciamo fuori subito. Il video è molto lungo, come potete notare, ma è proprio a causa della sua complessità, cioè del labirinto, che non solo è, se non ricordo male, è organizzato, se così si può dire, su tre livelli, e poi comunque ci sono alcune zone che è davvero complicato. Ora vi farò vedere. Va bene, qua c'è un punto interrogativo, non ho capito se accende soltanto la luce. Vabbè, andiamo avanti. Allora, io consiglierei, per affrontare questo labirinto, prima cosa di tutto, un livello abbastanza alto per quanto riguarda il vostro PG. Io avevo 21, se non mi sbaglio, 20 comunque. Molte granate a frammentazione, poi vedrete il perché, e delle buone armi. Vabbè, qua è una zona radioattiva, è piena di questi barili. Vabbè, prendiamo un po' di Radway. Allora, dobbiamo andare qua a sinistra e noteremo dei tre pulsanti che apriranno queste porte. Vabbè ragazzi, vi dico molto onestamente, io ho cliccato, non dico un po' a casaccio, ma se ci riesce ad aprire, come potete notare, insomma. Non c'è una vera e propria combinazione. Allora entro, io solitamente faccio così, chiudo, poi riapro e clicco solitamente il secondo pulsante e mi apre la porta. E qua chiudo, riapro e riclicco il secondo pulsante e così via, insomma. Però per esempio poi a questo punto non l'ha fatto, ho dovuto cliccare mi sembra un altro pulsante, mi pare, vediamo un po', ho cliccato sempre no, lo vedete, mi ha chiuso entrambe le porte. Allora, che cosa ho cliccato ora? Il terzo. Me l'ha aperta tutte e due. Vabbè ragazzi, insomma, bisogna un pochino giocarci e riuscire sicuramente. Vabbè, seguiamo la freccia. Allora, qui è un'altra zona, diciamo, vuota. Allora, dobbiamo stare attenti perché ora vi farò vedere. Vabbè, qua ci saranno dei corpi. Ok, allora, una volta visto questo macabro spettacolo, andiamo di fronte, dobbiamo stare attenti perché dietro questa porta c'è una torretta automatica. Vabbè, noi la facciamo fuori subito, con un paio di colpi. Anzi, con quattro colpi. Va bene. Allora, facciamo subito fuori, tac. C'è un albero di Natale, non si capisce perché, a dire il vero, dalle munizioni. E proseguiamo per la nostra avventura. Allora, guardate ora queste scimmiette, insomma, non vi nascondo che la prima volta quando l'ho vista mi hanno fatto abbastanza paura. Allora ragazzi, ora dovete stare attenti perché ci saranno delle trappole a quanto pare a pressione, però vi consiglio di prendere tutte queste bilance perché contengono il rame, che è fondamentale, lo sapete meglio di me, insomma. Ecco, prendiamole tutte, ora aumento la velocità, sennò ci mettevamo Natale, anche se ormai siamo prossimi alle feste natalizie, ma vabbè. Ok, qua se volete ci sono anche delle granate a frammentazione, vedete questi fili che si intravedono? Beh, noi basta che le disarmiamo, non solo ci darà, diciamo, dei punti esperienza, ma aggiungeranno al nostro arsenale anche le granate a frammentazione. Ora, stiamo davvero attenti perché verso il basso ci sono altre trappole che noi però possiamo disarmare in modo abbastanza semplice. Eccolo, vedete? Trappola artigianale, noi la disarmiamo.
Avrebbe attivato là sotto un lanciamissili e ci avrebbe addirittura ucciso. Va bene, quindi prendiamo tutta la roba che è qua nell'inventario e continuiamo. Allora, vi faccio vedere questa parte del labirinto, quindi siamo al primo piano, letteralmente. Allora, qua dietro non c'è nulla da segnalare. Qua una granata, dobbiamo stare attenti. Ok, non c'è nulla da segnalare obiettivamente, cioè, qua dietro, ecco, se facciamo questo giro, mi pare ci sia dello steampack all'interno di una cassa, vediamo un po'. Infatti, c'è un kit medico, steampack e Radway, vabbè. Allora, proseguiamo. Ora inizia il difficile. Al piano di sopra, ve lo preannuncio. Ci saranno tantissimi ghoul, di cui uno, se non ricordo male il nome, è quello splendente, insomma è difficile da uccidere, ho trovato difficoltà addirittura comunque io che ho il livello 21 delle buone armi. Allora ripartiamo da capo, ve lo faccio vedere giusto per non confondervi, dobbiamo andare subito a sinistra anziché diritto, e poi nuovamente a sinistra, e poi nuovamente a sinistra. A destra non c'è nulla. Si riva, diciamo, al punto di prima, come vi ho fatto vedere. Ecco. Allora, proseguiamo per la nostra avventura, nel nostro labirinto misterioso. Ecco qua. Allora, saliamo al secondo piano. Allora, vi consiglio di prendere le granate a frammentazione di prima. Vi serviranno davvero un sacco. Ora vedrete perché. Non solo ci saranno una miriade di ghoul, ma anche quello splendente che è fortissimo, insomma. Comunque. Allora, andiamo piano. Appena li vedrete uscire, ovviamente lanciategli di tutto. Eccoli che ce ne sono davvero tanti, 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 tanti. Via, via. Li facciamo saltare tutti subito. Sì, è a forza, non c'è altro modo, ragazzi, ve lo posso assicurare. Eccolo qua. Ah no, illuminiscente. No, è fortissimo, cioè. Senza braccio, continua lui. Continua. Vabbè, a questo punto conviene spararlo. Esegui colpo critico. Pac, morto, via. E ce l'abbiamo fatta. Allora, proseguiamo, andiamo diritto. Vabbè, cartucce, sangue. Proseguiamo. Ecco, sono stato molto fortunato a trovare il Fatman, ragazzi. Ovviamente lo prendo giusto per farvelo vedere. Ora lo metterò già a posto perché comunque l'ho già incontrato un paio di volte durante le mie ore di gioco. Quindi lo posseggo già. Ora lo lascio. Vado nel menu. Andiamo in armi. Ok. Lasciamo il Fatman. Dove cavolo è? Il Fatman. Ma cavolo, ah, è sotto. Eccolo qua. Fortunato Fatman. Eccolo qua, via. Ok, dopo un'ora lo abbiamo trovato e l'abbiamo lasciato. E ora andiamo all'ultimo piano. Vabbè, qui è una stanza vuota, non capisco il perché, non c'è nulla. L'ultimo piano è davvero interessante, ragazzi, perché vi posso assicurare che faremo tutto questo per poi raggiungere un obiettivo finale che ovviamente ci darà alcune ricompense. Ora non vi dirò nulla e continuiamo. Qui ci sono altre, diciamo, altre trappole che dobbiamo prontamente disinnescare. Ovviamente sono trappole che attivano queste bobine Tesla. Io vi do un consiglio, disinnescate tutto perché non solo ovviamente vi dà punti esperienza, ma si aggiungono anche alcuni oggetti di fondamentale importanza, come per esempio l'acciaio, il rame, le stesse mine, i circuiti e cose del genere. Ok, proseguiamo. Come potete notare, io sto prendendo di tutto perché, ragazzi, nel mondo di Fallout è fondamentale avere tanta roba a portata di mano. Sono davvero complicato, insomma, affrontare la zona contaminata. Ok.
Qui c'è una porta che è collegata ad un altro palazzo di fronte, ma in questo momento ve lo faccio giusto vedere, ecco, ma non fa parte di questo complesso del labirinto, noi dobbiamo proseguire per la nostra direzione. Qui ci sono tre porte, allora, dovete, ve lo dico già in anteprima, per non farvi uccidere, aprire la porta 2. Allora, nella porta 3 e 1 ci saranno delle trappole, nella porta 3 delle armi che vi spareranno e noi dovremmo evitare, nella prima una bobina Tesla che si attiverà appena che la porta si aprirà. Quindi basta aspettare o comunque sparare sulla bobina Tesla. Aspettiamo. Ecco, è finita la sua carica. A questo punto non rimane altro che aprire la porta 2. Apriamo e finalmente potremo raggiungere l'obiettivo finale di questo curioso e simpatico labirinto. Allora, qua ragazzi vi posso dire che non c'è nulla, a parte questa piccola trappola che tra le cose non sono neanche riuscito a disarmare perché non me ne sono reso conto. Per il resto vi posso assicurare che non c'è nulla da segnalare. Ecco, siamo giunti alla conclusione. Allora ragazzi, io vi consiglio di andare qua dentro. Bisogna andare dentro per appunto salvare la partita in quanto ci sarà un materasso. Troveremo anche un numero di hot rod che ci Bingo. sbloccherà una nuova verniciatura personalizzata per la nostra armatura atomica. Salviamo. Ok, quindi abbiamo salvato la partita. Troverete anche il banco lavori, insomma, altre roba. Allora, ragazzi, a questo punto noterete di fronte a voi due cancelli. Entrambi collegati da un filo a questi lanciafiamme. Che cosa voglio dire, ragazzi? Potrete soltanto sceglierne uno fra i due, perché ovviamente vi darà una ricompensa. Io non ci penserei due volte. Avendole provati entrambi, vi consiglio ovviamente di prendere la roba che si trova nella prima stanza, cioè quella a sinistra. Ora vi faccio vedere. Se io clicco questo pulsante, automaticamente la porta a fianco si brucerà ed esploderà tutto. In questa porta troveremo un casco d'armatura da combattimento che tra le cose sto anche usando. Poi tantissimi nuclei di fusione, cioè è fondamentale altre roba, dei tappi, delle munizioni e poi anche, diciamo, altri pezzi della nostra armatura. Quindi, ragazzi, a mio parere è molto più, diciamo, c'è molta più roba interessante all'interno di quella stanza. Comunque ora carico la partita e vediamo cosa si trova all'interno dell'altra stanza. Vabbè, qua vi ho velocizzato il tutto, se no ci mettevamo una vita con i caricamenti delle console. Ora apriamo la seconda porta. Che cosa troveremo al suo interno? Beh, ragazzi, vi posso già anticipare che non c'è nulla di rilevante, nulla da menzionare, come potrete notare da fra poco. Vabbè, come al solito la porta a fianco esploderà, si brucerà tutto. Come potete notare, insomma, ragazzi, non è neanche steampunk, non c'è nulla di interessante, ma pure a livello di munizioni. Cioè, poi un revolver artigianale, gamba sinistra forse da predone, insomma. Un consiglio, aprite sempre la stanza a sinistra. Ebbene, ragazzi, il video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto. Io, ragazzi, sto giocando, sono già forse a 26 ore di gioco e mi sta piacendo davvero da morire, mi sta facendo vivere emozioni davvero incredibili questo gioco. Insomma, per tutti gli amanti dell'esplorazione, dell'avventura, Fallout è il gioco perfetto, ragazzi. Va bene, allora un saluto da parte di Hans e da parte di tutto il team di Portal Games e ci rivediamo ad una prossima guida. Mi raccomando, fate mi piace, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!